con Michael Schumacher, quindi a meno 10, numero di vittorie complessivo da Michael Schumacher, potrebbe anche diventare il pilota con il maggior numero di vittorie, ma c'è la rossa cattiva, aggressiva, aggressivo lo è stato ieri nell'egoismo la pilota Charles Leclerc a conquistare la pole position. Adesso si va a prendere quella piazzola, si sistema lì con la sua macchina che ha portato sotto la bandiera scacchio spada davanti a tutti, con l'insieme al suo fianco, sul volume tra poco anche in macchina, dove siete, ci seguite via radio con RTL 105 che ci accompagna nel corso di questa stagione. Aspettiamo che in modo insolito anche Max Verstappen si vada a sistemare nel fondo, partirà invece dalla pit lane Kimi Raikkonen fino all'11esimo, che mi pare siano tutti con gomma rossa. Aspettiamo la bandiera verde che poi sarà emozione, adrenalina, i semafori, dall'inquadratura, dall'onboard di Lewis Hamilton. Arriva la bandiera verde, i semafori, 2, 3, sono i motori, 4, 5, allo svegliamento della via della Gran Premio d'Italia che scatta adesso con buono spunto di Lewis Hamilton. Sono già a ruota ruota, sono già a ruota ruota, Lewis Hamilton e Charles Leclerc prova a trovare uno spazio, Sebastian Vettel allunga leggermente Charles Leclerc, ecco Bottas che va all'esterno, Bottas va all'esterno per prendersi la posizione su Lewis Hamilton, con Hamilton che poi quattro volte all'esterno, attenzione tutti tagliano anche lo stop, l'abbiamo visto con Charles Leclerc che si è trovato ruota ruota subito con Lewis Hamilton, con Hulkenberg perché ha attaccato Sebastian Vettel, con lotta dietro con Stroll che ha guadagnato posizione, attenzione Hulkenberg che va all'esterno, così Hulkenberg con Bottas che era riuscito a prendere la posizione su Hamilton, poi il capitano del team Mercedes si è ripreso la seconda, Charles è stato affiancato da Lewis Hamilton, poi l'ha stretto un po' alla destra, poi ha tenuto giù il piede fino all'asfalto, staccato e si è tenuto la prima posizione, vanno via così, quindi con le carte con Bottas, con Hulkenberg, Vettel, con Daniel Ricciardo là dietro, buona partenza, ottimo per Lance Stroll con la McLaren, anche lì Carlos Sainz con le posizioni che adesso andremo a definire. Al termine di questo primo giro, Charles voleva questa partenza, Leclerc l'ha ottenuta e adesso transita sotto il boato la parabolica da Lido, dal Gran Premio d'Italia. Sarà molto difficile per sé, perché se c'è una macchina veloce nel dritto è la Renault, è molto scarica di ala, per cui lui deve provare il sorpasso al più presto possibile, penso che anche adesso va una chance. Gli prende tutta la scia, non è ancora disponibile il DRS adesso, affianca Hulkenberg, Sebastian Vettel per arrivare insieme alla staccata della prima variante. E così viene accompagnato anche dal pubblico a riprendersi la posizione di partenza, alle spalle delle due Mercedes si ricompatta il quadro che avevamo lì, a fatta eccezione per Ricciardo che ha perso la posizione sul compagno di squadra, qui evidentemente coinvolto nel contatto là dietro, Verstappen deve effettuare un pit stop, l'ho visto andare lungo, poi avremo